Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti. Sono le 18:35, direi che possiamo partire. Grazie innanzitutto per la massiccia partecipazione, effettivamente sarà una serata interessante. Stasera si parlerà, scusate che intanto continuo ad ammettere persone, stasera si parlerà di diabete e cure integrate. Con la dottoressa Miriam Rodella Sapia, che si presenterà poi autonomamente. Prima di passare la parola, due informazioni tecniche. Allora, i microfoni sono stati disattivati perché siete tantissimi e per evitare un disturbo, insomma, alla presentazione. Vi chiedo, siccome viene registrato per metterlo su YouTube, di tenere anche disattivato il video. Nella serata, però, sarebbe molto bello se, insomma, se qualcuno volesse partecipare, interagire e portare le proprie riflessioni, oltre che domande, si può utilizzare la chat. Trovate la funzione chat sui pulsanti, con i pulsanti in basso. C'è un fumetto, un disegno di un fumetto con chat. Lì potete scrivere e la vostra domanda verrà riportata alla dottoressa. Se avete difficoltà in questa modalità, se mi scrivete un messaggio in chat, posso attivare il microfono per una vostra partecipazione diretta. Per chi avrà piacere, sarà poi condiviso un link per un questionario di gradimento, se volete darci un feedback, e per chi dovesse aver piacere, avere la necessità di avere l'attestato, ricordo che essendo un'attività divulgativa, l'attestato non ha valore come aggiornamento professionale. Per chi è entrato adesso, ripeto, gentilmente di tenere disattivato il video per motivi di privacy per la registrazione su YouTube. Ringrazio anche Abbott, sponsor della serata. E passo la parola allora alla dottoressa Miriam Rodella Sapia. Sì, buonasera a tutti. Sono contenta di essere qui con voi stasera. Allora, mi presento brevemente. Appunto, come ha già detto Silvia, mi chiamo Miriam Rodella Sapia, sono medico, dentista, ho un master in salute pubblica. Sono specialista in medicina interna generale e ho conseguito un programma postgraduate alla Harvard Medical School sulla sicurezza, qualità informatica e leadership in medicina. Per me oggi, stasera, è una piccola sfida, se non una grande sfida, parlare della sfida per il sistema sanitario della cura del paziente diabetico. Dico che è una sfida per me perché è la prima volta che faccio questa formazione e sarei molto contenta di sapere cosa ne pensate e se partecipate, appunto, magari anche qualche scambio di esperienze su quello che parleremo oggi. Allora, gli obiettivi, diciamo che ho preparato questa presentazione in quattro parti. Parto da aspetti di salute pubblica, poi entro un po' in grosse linee sul paziente diabetico, ma senza veramente spiegare cos'è il diabete, ma più il processo di riconoscere un paziente col diabete. Dopo parleremo appunto di cure coordinate e alla fine entreremo un po' in aspetti innovativi. Quindi vi ho detto che ho un master in salute pubblica, per cui per me la salute pubblica inizia sempre con una qualche definizione che di solito chi non è del campo magari non conosce così bene. Per cui per me è molto importante chiarire un paio di definizioni di base.
Quindi cos'è la salute pubblica, o public health, come si chiama in inglese? La salute pubblica è l'arte e la scienza di prevenire le malattie, prolungare la vita e promuovere la salute attraverso degli sforzi organizzati dalla società. Questa è una definizione dell'OMS. La visione è quindi di promuovere in modo sostenibile la salute e il benessere generale, rafforzando i servizi di salute pubblica integrata e riducendo l'inuguaglianza. L'approccio desiderato sarebbe la collaborazione con diversi settori per affrontare i determinanti della salute. Su questo entreremo ancora un po' più in dettaglio. Cos'è la salute? L'OMS ha definito molto bene che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia. Quindi se pensiamo a noi stessi, magari non abbiamo nessuna malattia, ma se siamo un po' giù di morale, magari non ci sentiamo veramente in salute. O se abbiamo qualche acciacco, che non è proprio una malattia, ma la salute è costituita appunto dalla parte fisica, mentale e anche l'integrazione in una comunità e in una vita sociale. La promozione della salute invece è il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. Quindi vuol dire che aiutiamo le persone di sapere di più sulla salute e di prendersi anche le responsabilità per occuparsene e per migliorarla costantemente. La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche. E qui appunto torniamo in modo indiretto alla prima definizione. L'importanza dei professionisti della salute, questo proviene dalla dichiarazione di Alma Atta, che è un po' la base della public health. I professionisti della salute del settore primario hanno una funzione chiave nella prevenzione delle malattie e nella promozione della salute. Quindi, chi sono i professionisti del settore primario? Il settore primario è quello che si trova sul territorio, dentro nella popolazione praticamente. Ciò che può essere il medico di famiglia, ma può essere anche l'infermiera che va a domicilio, può essere Diabete Ticino, l'associazione che lavora proprio con la popolazione. E quindi sono diverse figure che fungono proprio da promotori per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute. Qui la domanda: da cosa dipende allora la nostra salute? Non so se qui appunto qualcuno ha voglia di togliere il muto e dire da cosa dipende magari la sua salute. Se qualcuno, non so Silvia, se riesce a far partecipare un po'. Chi vuole, se qualcuno vuole. Allora, cosa sono i fattori importanti che influiscono in modo positivo o negativo sulla nostra salute? Qualcuno ha voglia di partecipare in questa breve conversazione? Se non do qualche aiutino. Al momento nessuno. Al momento nessuno, ecco. Quindi, abbiamo diversi fattori, quindi la biologia, l'età, il nostro sesso, la familiarità, la nostra formazione, stile di vita, alimentazione, professione, eccetera, eccetera, che queste parole chiavi vengono raggruppati in una definizione che sono i determinanti della salute. E anche questo è una definizione molto utile per chi lavora nella salute pubblica e nella promozione della salute e la prevenzione. Quindi, quali sono i determinanti che influiscono in modo diretto e indiretto sulla nostra salute? Qui vediamo che al centro siamo noi,
oppure sono io proprio, io come individuo. Io sono nata femmina, ho una certa età, ho una certa famiglia, fattori genetici, biologici, costituzionali, e quindi un po' è la fortuna se sono più in salute o meno in salute, perché dipende proprio da diversi fattori biologici. Poi però dipende anche dal mio stile di vita, quindi lifestyle, come mi nutro, l'alimentazione, se faccio attività fisica, se faccio uso di sostanze, dipendenze, ciò che vuol dire se fumo, se bevo alcol, se assumo droghe, se dormo bene, quindi il sonno salutare, se ho una vita tranquilla o se vivo una vita un po' più stressata, e se è un po' più sotto stress riesco a gestire questo stress. Se amo qualcuno e se qualcuno mi ama, se mi sento amata e se posso vivere la mia sessualità come vorrei io. Se sono integrata in una società, in una comunità, quindi se vivo, diciamo, sì, se sono integrata, ecco, in un gruppo. A questo si aggiunge anche la mia capacità e la mia voglia di lavorare sui fattori di stile di vita che magari non sono molto positivi, nel senso che se fumo, magari ho questo desiderio o quest'idea di smettere di fumare, e quindi l'ottavo pilastro dello stile di vita è il cambiamento delle abitudini. Qui abbiamo la rete sociale e la comunità, che sarebbe un pilastro dello stile di vita, e poi se andiamo più in periferia di questo schema, vediamo che la mia salute dipende dall'alimentazione, sempre anche stile di vita, istruzione, si sa che chi ha una formazione più alta ha magari più informazioni sulla salute, e se c'è qualche preoccupazione si rivolge più rapidamente a uno specialista, cioè al medico di famiglia. L'ambiente di lavoro, parliamo di stress management, burnout al lavoro, oppure come si riesce a gestire lo stress. Il reddito, si sa che chi ha una formazione più alta probabilmente avrà anche un reddito più alto, e quindi si torna allo stesso argomento che cerca anche prima, a magari anche le possibilità finanziarie di cercare aiuto prima di qualcuno che invece non ha un reddito alto. Poi arriviamo all'abitazione anche, quindi come viviamo, abbiamo l'acqua potabile, non abbiamo l'acqua potabile, come è la nostra abitazione, viviamo in una situazione precaria oppure abbiamo una situazione piuttosto agiata. E i servizi sanitari, l'accesso alla salute è importantissimo. In Svizzera questo accesso viene garantito a tutte le persone. Proprio in periferia di questo schema molto importante invece abbiamo le condizioni socio-economiche, culturali e ambientali generali, che si riferiscono in un modo più largo al paese, al cantone, al paese dove viviamo. Interessante anche ambientali generali, perché qui rientra anche il cambiamento climatico o certe condizioni climatiche che possono essere anche transitorie. Ad esempio, si è notato, non so se vi ricordate, l'incidente che c'è stato nella Galleria del San Gottardo 20 anni fa, che hanno chiuso la galleria per diversi mesi e hanno deviato il traffico sull'asse del San Bernardino. Si è notato che la salute nei bambini a livello respiratorio in Valleventina era migliorata, invece in Val Mesocco i casi di asma erano aumentati con l'aumento del traffico. Quali sono le malattie più importanti che vengono influenzate da questi determinanti della salute? Le malattie, diciamo che il pacchetto grande si chiama malattie non trasmissibili. Cosa sono le malattie non trasmissibili? Allora, prima di tutto, in Svizzera le malattie non trasmissibili causano l'80% dei costi diretti e indiretti. Diretti vuol dire se io ho fratture
il femore, vengo, cioè devo chiamare l'ambulanza, vengo ricoverata, vengo operata, questi sono costi diretti al sistema sanitario. Indiretti invece sono più larghi, quindi ammettiamo che la mamma frattura il femore, viene operata, ricoverata, va in riabilitazione, e poi quelli indiretti sono se io devo prendermi del tempo per curare mia mamma, quindi lavoro meno e quindi creo meno soldi al paese, detto così, e quindi sono costi indiretti che influiscono sull'economia del paese. Abbiamo una strategia nazionale per la prevenzione delle malattie non trasmissibili. L'obiettivo generale è di ridurre l'impatto delle malattie non trasmissibili, quindi la mortalità, i costi e l'inclusione sociale, cioè migliorare l'inclusione sociale. Obiettivi specifici, invece, ridurre i fattori di rischio di queste malattie, che vedremo sulla prossima slide, migliorare la health literacy. Health literacy è conoscere meglio le malattie o conoscere anche meglio come stare in salute, quindi dare delle informazioni, l'educazione alla popolazione, migliorare l'accesso alla promozione della salute e alla della promozione e migliorare la qualità di vita. Quindi, quali sono queste malattie trasmissibili? In Svizzera abbiamo 5 grandi gruppi di malattie, che sono le malattie cardiovascolari al primo posto. Cardiovascolari vuol dire l'ipertensione arteriosa, vuol dire l'infarto, l'ictus, tumori sappiamo che tumore al seno dalla donna, della prostata dall'uomo, tumore al colon, quindi abbiamo diversi tumori che sono più frequenti, altri meno, malattie respiratorie come la broncopneumopatia cronico-ostruttiva, tipo l'enfisema oppure l'asma, il diabete in quarta posizione, e in Svizzera nella nostra strategia vengono incluse anche le malattie muscoloscheletriche. A me piace aggiungere anche le malattie neurodegenerative, perché la lista si può continuare. Malattie non trasmissibili, cosa vuol dire? Sono malattie che non si trasmettono da una persona all'altra, quindi tutte le malattie che non sono infettive possono, o infortuni, per esempio, le malattie che se io ce l'ho non la posso trasmettere al mio vicino, alla persona che mi sta vicino, e quindi la lista può essere lunghissima. Quello che vediamo sempre di più, le malattie neurodegenerative, come anche le demenze, e la salute mentale che sono in aumento nella popolazione. Come vengono generate queste malattie? Abbiamo parlato dei determinanti della salute, quindi fattori biologici, lifestyle, e poi quelli condizioni socio-economiche, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo le cause delle cause, e pensando così proprio una causa primaria può essere, per esempio, vivere in povertà o in condizioni socio-economiche precarie, può aumentare, per esempio, un'alimentazione malsana, o ci sono paesi poveri ma dove il tabagismo è molto elevato, oppure dove non si pratica attività fisica, magari anche perché non si ha tempo o soldi per poter andare in palestra, per esempio. Queste cause di malattie, anche l'ambiente, le infezioni, possono poi portare allo sviluppo di malattie non trasmissibili. Come abbiamo detto prima, malattie cardiovascolari, diabete, tumore, malattie respiratorie, salute mentale e malattie muscoloscheletriche. Una volta che io ho una malattia non trasmissibile, di solito me la porto in modo cronico, quindi sono le malattie croniche che di solito ce li ho fino alla fine della mia vita e quindi mi porta al decesso. Però nel frattempo posso trattare le malattie e gestire, cioè creare una rete che gestisce, una rete curativa che gestisce un decorso magari un po' più favorevole della malattia, evitando le complicanze.
quanto si muore di queste malattie che abbiamo appunto sentite come malattie non trasmissibili? Allora, noi adesso siamo una cinquantina di persone, quindi il 31% di noi vuol dire una persona su tre, ossia circa il 16 persone che partecipano adesso a questa serata moriranno di una malattia cardiovascolare. Di noi che siamo presenti adesso, una persona su quattro, quindi il 27%, morirà invece di un tumore. Quindi se siamo in 54, una persona su quattro sono 13 persone di noi che siamo presenti qui. Il 5% morirà di una malattia respiratoria e solo il 2% morirà di un diabete. Vedete che le malattie muscoloscheletriche non comportano un altro tasso di mortalità, perché non vengono neanche nominate in questa scheda dell'OMS, ma le malattie muscoloscheletriche costano tanto al sistema sanitario, per quello che la Svizzera ha incluso anche le malattie muscoloscheletriche in questo pacchetto di malattie non trasmissibili. Vediamo comunque che le malattie, il rischio di morte prematura, ciò che vuol dire morire prima dei 70 anni a causa di una malattia non trasmissibile, è in costante ma lenta diminuzione. Quali sono i fattori di rischio? E questi fattori di rischio li sentirete ancora diverse volte durante questa serata. Consumo di alcol, litri di alcol puro per capita, questo dovrebbe essere per cento, il 18% gli uomini bevono, qui sono litri di alcol puro per capita, scusate, non per cento, quindi gli uomini all'anno bevono fino a 18 litri di alcol all'anno, invece le donne molto meno. Vedete che l'alcolismo, quindi il consumo di etile, è molto più pronunciato negli uomini. Invece l'inattività fisica è più alta dalle donne. Diamo più tabagismo dagli uomini e anche la pressione arteriosa elevata dagli uomini, come anche l'obesità, il tasso di obesità. La strategia nazionale delle malattie non trasmissibili cerca di lavorare proprio sulla promozione della salute e la prevenzione di questi fattori di rischio. Questa è l'immagine del libro. Adesso ci sono state anche delle nuove linee guida, ma questa è quella dove si trovano più informazioni. Quello che trovo anche interessante è la multimorbidità. Che se pensiamo a multimorbidità vuol dire che ci sono più di due malattie in una persona, quindi da qui in giù. E a pensare che a 50 anni nella popolazione svizzera abbiamo già il 10% di persone che hanno più di due malattie. Ciò può essere un diabete, anche solo trattato con metformina, e per esempio una lieve ipertensione arteriosa. E guardate, con l'età questa multimorbidità aumenta fino a oltre 80 anni, che arriviamo a una persona su quattro che soffre comunque di più di due malattie, cioè due o più malattie in contemporanea. Adesso, qual è l'importanza del diabete in tutto quanto? Quindi il diabete, abbiamo detto, è al quarto posto per la mortalità dovute alle malattie non trasmissibili, e arrivavamo solo al 2%. Ma allora perché il diabete è così importante? Il diabete rappresenta in effetti una sfida a livello di salute pubblica. Qui abbiamo i dati dell'OMS e qui ho aggiunto quelle dell'UFSP, quindi abbiamo quelli a livello mondiale. Il 5% della popolazione mondiale nel 2014 soffriva del diabete tipo 1.
Il 95% dei pazienti diabetici invece aveva il diabete tipo 2. In Svizzera le cifre sono leggermente diverse, quindi abbiamo il 10% che soffre di diabete di tipo 1 e il 90% di diabete tipo 2. A me ha impressionato molto questa progressione dal 1980, dove avevamo 108 milioni di persone affette da diabete. 34 anni più tardi il numero di persone diabetiche è quadruplicato. Ciò che vuol dire che nel 2014 l'8,5% della popolazione adulta aveva un diabete. Purtroppo l'aumento si manifesta molto nei bambini e soprattutto nei paesi di sviluppo. Mi piace molto questa scheda della International Diabetes Federation, dove vediamo qui la Svizzera, che siamo qui intorno al 4, tra il 4 e il 6% di prevalenza del diabete, come anche in Francia e in Italia. Vediamo la Germania, che è già tra il 10 e il 12,5, come anche gli Stati Uniti. Poi vedete il Messico, dove siamo già verso il 15% di prevalenza del diabete. E se andiamo nei paesi che hanno il tasso più alto, abbiamo l'Egitto, l'Arabia Saudita e il Pakistan, come anche qui l'Indonesia e non so, Papua New Guinea mi sembra che sono intorno al 20%, e il paese che è più scuro è il Sudan. E quindi, cioè, quello che si è osservato, i paesi in via di sviluppo, come appunto, o in via di sviluppo, quelle Schwellenländer, quei paesi che sono in via di non proprio sviluppo, magari non so come si dice in italiano, però ecco, in Messico si è osservato che con l'arrivo di un po' più di soldi, di una vita un pochettino più agiata, i ragazzi hanno cominciato a mangiare meno bene e quindi l'obesità infantile 20 anni fa è esplosa. E appunto poi questa obesità infantile porta alla persona adulta, nell'infanzia e adolescenza magari era prediabetico, da adulto diabetico. E questo miglioramento delle condizioni economiche anche in Brasile, per esempio, ha comportato proprio a uno stile di vita diverso, che non vuol però dire per forza migliore. Invece in Svizzera la prevalenza del diabete è al 4,6%. Cosa vuol dire? Che su 100 persone, 4,6 persone hanno un diabete. Quello che trovo interessante è che il 33% dei pazienti diabetici non viene diagnosticato. Ciò che vuol dire che su 2 persone che facciamo la nuova diagnosi di un diabete, ce n'è una che non abbiamo trovato il diabete. E anche questa scheda, questo grafico, lo trovo impressionante di come la curva della prevalenza del diabete è aumentata tra gli anni 2000 e 2011. Qui vediamo che è un pochettino scesa verso adesso, 2021, però c'è la previsione da comunque un leggero ma costante aumento della prevalenza. Life Course Approach, anche questa viene dalla salute pubblica, a me piace tantissimo perché mi dà un po' più di struttura nelle fasi della vita che abbiamo, ecco, e nel come mi approccio alle diverse fasi della vita, ai bisogni di queste fasi della vita. Quali sono le fasi? Abbiamo il periodo prenatale e neonatale e piccola infanzia o infanzia. Poi abbiamo l'adolescenza, l'età adulta e infine l'anzianità. Questo è il percorso della vita. Adesso parlo del diabete 2 in particolare. Tra i 12 e i 18 anni c'è un 18% di ragazzi che presenta un prediabete, quindi che sono ad altissimo rischio di sviluppare comunque un diabete in età adulta. Le donne incinte,
il 10% soffre di un diabete gestazionale, vuol dire che una donna incinta su 10 sviluppa un diabete gestazionale, che poi anche questo è un fattore di rischio di sviluppare un diabete più tardi o anche un rischio indiretto sul bambino che nasce, che può sviluppare un diabete nella sua vita. Negli adulti tra i 19 e i 34 anni abbiamo il tasso e una prevalenza del 24% del prediabete, per arrivare poi all'11% di diabete tipo mellito tipo 2 nella persona anziana. Qui vediamo com'è appunto questa prevalenza del diabete se guardiamo un po' le fasce d'età e diviso tra uomini e donne. E quello che trovo impressionante negli uomini, allora qui il colore più chiaro è del 2007, il colore più scuro è del 2017. E vediamo che negli uomini, tra la fascia d'età dei 45-54 anni alla fascia d'età 55-64 anni, raddoppia la prevalenza del diabete, quindi c'è un grande salto in quella fase, in quella fascia d'età. Dalle donne questo è ancora più impressionante, quindi fino a 54 anni le donne siamo più basse con la prevalenza del diabete e poi dopo i 55 anni aumentiamo anche noi con il rischio di sviluppare un diabete. È anche interessante come sono aumentate, come la prevalenza è aumentata dal 2007 al 2018, quindi abbiamo praticamente ovunque un aumento del diabete nelle rispettive fasce d'età, tranne nella fascia d'età tra i 65 e i 74 anni dalla donna. Quello che mi ha un po' sorpreso invece è i consulti medici per prevenzione del diabete, cioè io sono medico di famiglia, quindi faccio i controlli del diabete, faccio il check-up e devo dire che fino ai 40 anni sono pochi, o 45 anni addirittura, sono pochi che vengono regolarmente a fare un check-up anche per lo screening del diabete, quindi sono molto sorpresa che qui più di quasi il 37, 38, 39% fino ai 44 anni dice di aver fatto una ricerca del diabete, quindi una glicemia negli ultimi 12 mesi. Invece concordo che poi più che l'età avanza, più facciamo regolarmente questi check-up e controlliamo sempre almeno una volta all'anno la glicemia. Fattori di rischio per le malattie non trasmissibili, ma qui in particolare per il diabete, questi sono i fattori di rischio sempre della strategia nazionale per prevenzione delle malattie non trasmissibili. Abbiamo il tabagismo, l'alimentazione, scarsità di movimento, il peso e le condizioni socio-economiche. Se guardiamo com'è la tendenza di questi fattori di rischio nella popolazione, è interessante che dagli anni 2000 ad adesso c'è una costante diminuzione del fumo sia nei maschi che nelle donne. Le donne hanno rallentato un po', proiettato sarebbe questo, invece se continua come era negli ultimi anni la diminuzione si ferma un po'. Però questo è comunque una notizia buona, che il tabagismo nella popolazione sta diminuendo. Invece abbiamo un costante aumento dell'obesità e questo è assai preoccupante. Questa linea dritta qui sarebbe quello che sarebbe l'obiettivo globale di fermare l'obesità a questo punto, cioè al 20% dall'uomo e qui siamo verso il 18% dalla donna, vediamo che in Svizzera invece di fermarlo stiamo aumentando costantemente. La pressione arteriosa elevata, invece vediamo che anche questa nella popolazione è in costante diminuzione,
Secondo me, perché come medici di famiglia facciamo adesso magari, cioè la presa a carico è migliorata nella popolazione, uno perché magari la popolazione fa il check-up comunque a partire dai 50 anni più regolarmente e abbiamo veramente dei farmaci molto efficaci. Sovrappeso e obesità in Svizzera. Anche questo è interessante. Nel 2017 in Svizzera il sovrappeso era al 31%. Invece l'obesità dal 1992 al 2017, nel 92 l'obesità nella popolazione era del 5%, nel 2017 invece era più che raddoppiata. Quindi questo lo trovo abbastanza inquietante. Se guardiamo la differenza tra uomini e donne, vediamo che ci sono più uomini sovrappeso che non donne, che è il color giallo. Invece per l'obesità vediamo che anche qui le donne sono un po' meglio, cioè messe un po' meglio, però ci stiamo comunque avvicinando alla curva degli uomini. Però per il sovrappeso, pensando che tra i 15 e i 24 anni un giovane adulto soffre di sovrappeso e che poi aumenta questa prevalenza a una persona su tre, per arrivare qui al 42, 43, 48%, quindi una persona su due a partire, scusate, dai 65 anni, lo trovo molto inquietante. A livello mondiale l'obesità è al 13%, quindi noi stiamo ancora sotto quella prevalenza, uomini sovrappeso 39%, e donne sovrappeso al 40%, quindi le donne svizzere, dette così, sono più in forma che non a livello globale. Quello fa piacere. Allora, come si può fare un assessment del rischio di sviluppare un diabete? Adesso cambio rapidamente questa immagine e passiamo, magari conoscete bene questo sito internet, che è il sito del Diabete Ticino. Qui c'è il Find Risk Assessment Tool, il test di rischio. Adesso io vi faccio un test perché trovo che sia importante che lo vediate e che lo vediamo insieme. Adesso diciamo che sono una donna tra 45 e 54 anni. Qual è il valore del suo Body Mass Index? Invento, sono sovrappeso. Quale girovita misura all'altezza dell'ombelico stando in piedi? Anche qui invento e dico, prendo il valore medio tra 80 e 88 centimetri. Ha praticato giornalmente almeno 30 minuti di attività fisica tale per cui ha presentato fiato grosso o le si è imperlata la fronte di sudore? E dico, no, non faccio veramente 30 minuti di attività fisica al giorno, quindi mangia frequentemente frutta e verdura, non ogni giorno. Assume attualmente o ha mai assunto medicamenti contro la pressione sanguigna troppo elevata? Diciamo di sì, ecco, faccio un po', aggravo la mia situazione. Le sono già stati misurati valori glicemici troppo elevati o le è stato mai diagnosticato un diabete gestazionale? No. Ha o aveva familiari affetti di diabete? Sì, diciamo mio padre. Invio queste risposte, queste 8 risposte e raggiungo 13 punti su 23. Cosa vuol dire questo? Quindi torniamo alla nostra presentazione. Quindi, facendo questo risk assessment, quindi questo questionario di sole 8 domande, siamo arrivati, quindi io sono arrivata a 13 punti, quindi qui abbiamo lo score, sono arrivata nella zona gialla che dice che ho un rischio elevato per sviluppare un diabete e questo rischio di sviluppare il diabete è 9 volte più
più elevato di quello che è dalle persone che sono nel gruppo con un rischio moderato o basso. E quello vuol dire che comunque dovrei fare dei check-up ogni 3 a 5 anni. Detto così, io come medico di famiglia questa donna l'avrei già invitata nella mia consultazione a fare almeno una volta all'anno un check-up. Invece se fossi arrivata a più di 18 punti avrei avuto un rischio di 20 volte più alto che non una persona senza rischi. E gli dicono una volta all'anno di fare una glicemia all'anno. Anche lì magari io farei già un check-up annuo. Però questo test è molto facile, sono 8 domande ed è uno screening. Uno screening quindi che fa questa stratificazione del rischio e che mi dice poi se fare o no questa glicemia dal medico. In seguito, se io faccio la glicemia dal medico, oggi viene considerato di più l'emoglobina glicata, che è il famoso valore dei 3 mesi, per fare la diagnosi del diabete. Quindi se sono sotto 5,7% non ho il diabete, detto così, e faccio, ripeto, i miei check-up come finora. Se invece sono tra il 5,7 e il 6,5%, allora magari posso già sospettare un prediabete e magari dovrei fare una visita dal medico entro i 3 mesi. Il diabete mellito invece viene diagnosticato quando questo valore dell'emoglobina glicata è più alta del 6,5% fino a 9. Se è più di 9%, la visita medica dovrebbe avvenire al più presto possibile. Ecco. Noi guardiamo comunque anche la glicemia a digiuno, che in teoria dovrebbe essere almeno 3 volte più elevata del 7, poi si fa appunto anche il valore dei 3 mesi e si può fare anche l'esame orale di carico del glucosio per vedere com'è la glicemia 2 ore dopo l'assunzione del glucosio. Quali sono i rischi del diabete? Abbiamo un aumento del rischio di ictus e di infarto miocardico del 2 a 3 volte rispetto a una persona che non soffre di diabete. Possiamo sviluppare una retinopatia, una macro e microangiopatia, ciò che può portare poi anche a un'angina pectoris, a una coronaropatia, a un infarto, a una arteriopatia obliterante periferica, la nefropatia e anche disturbi vescicali e sessuali, come anche appunto la polineuropatia diabetica, che comporta poi anche delle lesioni e che porta fino al piede diabetico. Lesioni cutanee, scusate. La prevenzione del diabete, sicuramente mantenere un peso sano, fare attività fisica almeno 30 minuti al giorno, idealmente 5 giorni alla settimana, avere un'alimentazione sana e stop tabacco. Quindi l'ideale è seguire un programma di lifestyle, cioè di stile di vita, e si è visto negli studi che hanno fatto sulla lifestyle medicine che seguendo un programma di lifestyle possiamo diminuire il rischio di sviluppare un diabete nelle persone adulte del 58%, quindi è veramente impressionante. Vivendo uno stile di vita sano ho veramente un rischio molto più basso di sviluppare poi il diabete, e nelle persone che hanno più di 60 anni addirittura lo posso ridurre, diminuire del 71%. Adesso la gestione del paziente diabetico. Quindi come posso implementare questa famosa strategia nazionale per la prevenzione delle malattie non trasmissibili a livello del paziente diabetico? Quindi abbiamo detto gli obiettivi generali sono di ridurre l'impatto dell'MNT, o parliamo qui di diabete,
E poi gli obiettivi più specifici, cerchiamo di ridurre i fattori di rischio, quindi ne abbiamo appena parlato, del diabete, alimentazione, peso, stop tabacco e attività fisica, migliorare la health literacy, quindi l'educazione, migliorare l'accesso alla promozione della salute e della prevenzione e migliorare così la qualità di vita. Ciò vuol dire facciamo un'educazione diabetica, cerchiamo di assicurare una buona gestione del paziente diabetico e lavoriamo sullo stile di vita. Ma chi dovrebbe occuparsi del paziente diabetico? Prima di tutto, al centro della nostra attenzione è il paziente e anche i suoi familiari. Intorno a questo paziente, invece, costruiamo una rete curativa. Il paziente dovrebbe fare una consultazione medica, quindi da un medico o, in casi più gravi, dal diabetologo, essere seguito. Facciamo degli interventi a livello di lifestyle, che si può fare dal medico, che magari ha una formazione in tal ambito, un coach, un personal trainer, la palestra e da una dietista. Facciamo dei controlli di laboratorio regolari, quindi abbiamo bisogno di un laboratorio. Poi abbiamo bisogno magari di farmaci, quindi abbiamo bisogno di una farmacia e con un farmacista che controlla, che si occupa dei farmaci del paziente e anche della riconciliazione farmacologica quando c'è un cambiamento nella terapia. La retinopatia, ovviamente i controlli dall'oftalmologo, il controllo del piede per il piede diabetico dal podologo. Io vi ho detto all'inizio che sono anche dentista, non lavoro più come dentista, ma a me questo tema del diabete è molto caro e si sa che sono stati fatti degli studi riguardo alla salute orale e il diabete e si è visto che il diabete è una delle cioè è l'unica malattia dove è stato chiaramente messo in evidenza che un buon controllo del diabete favorisce la salute orale e una buona igiene orale favorisce un buon controllo del diabete. Quindi c'è un influsso bidirezionale tra diabete e salute orale. Quindi io aggiungerei anche i controlli regolari dal dentista e quindi diventa qui già abbastanza difficile coordinare tutto quanto questa rete. Abbiamo anche le cure a domicilio, scusate, ho saltato anche qui un punto importante, anche le cure a domicilio, ci sono pazienti diabetici che hanno bisogno di essere assistiti al loro proprio domicilio perché magari non è più un diabete in una fase iniziale dove basta una metformina e il paziente vive benissimo, ma magari un paziente che ha subito già delle complicanze come un ictus o come un infarto e ha bisogno di essere assistito a domicilio. Come ho detto, il coordinamento di tutto quanto può essere abbastanza difficile. A me capita a volte che il paziente mi dice che è già stato dall'oftalmologo e io non ero al corrente, quindi a volte i pazienti fanno già da soli, poi io magari ricevo una lettera, ma tante volte non ricevo la lettera e poi cerco nella mia cartella informatizzata e a volte non ne sono veramente al corrente, quindi c'è un po' un scarso flusso di informazioni. Quindi a livello del sistema sanitario svizzero, finalmente, è arrivata una nuova figura professionale. In Ticino è una figura che esiste da un anno e mezzo, due anni da questa parte, che è la coordinatrice ambulatoriale clinica. La coordinatrice ambulatoriale clinica si occuperebbe, devo dire occuperebbe, perché deve ancora trovare il suo posto in questo sistema nostro, in altri paesi come gli Stati Uniti o anche altri cantoni, magari viene già più utilizzata,
però la funzione della coordinatrice ambulatoriale clinica sarebbe di assistere il paziente e i familiari proprio nella gestione di questa rete curativa di cure coordinate. E quindi sarebbe anche la mano destra, diciamo, del medico di famiglia, perché quando il paziente verrebbe in consultazione, praticamente tutto quello che è stato organizzato, fatto, diagnosticato e indagato arriverebbe direttamente dal medico e il medico fa il suo controllo di diabete, ma la coordinatrice ambulatoriale si occuperebbe della gestione degli altri attori del sistema sanitario. È chiaro che tutto quanto per poter implementare e veramente rinforzare questo tipo di cure coordinate ci vuole qualcuno che prende voce, cioè advocacy, che dà voce a questo gruppo di persone affette di diabete, e quindi per esempio come l'associazione per il diabete, cioè l'associazione Diabete Ticino a livello ticinese o altre associazioni in altri cantoni. E poi centri di salute pubblica dove possono, dove per esempio possono avvenire degli incontri sia con l'associazione Diabete Ticino sia con la coordinatrice ambulatoriale clinica, dove si possono ottenere delle informazioni e l'educazione diabetica al paziente. E poi ci vuole anche il sostegno della politica sanitaria. Quindi le cure coordinate. L'Ufficio Federale di Salute Pubblica definisce le cure coordinate. Per cure coordinate si intende la globalità delle procedure volte a migliorare la qualità del trattamento dei pazienti lungo l'intero percorso terapeutico. Tutto è incentrato sul paziente. Il coordinamento e l'integrazione avvengono sull'arco della durata del trattamento e dell'assistenza. Quindi si riprende praticamente la slide precedente. Le cure coordinate avevo messo il paziente al centro e quindi il centro della nostra attenzione, del nostro noi focalizziamo sul paziente. Questo si chiama patient-centered care, quindi le cure centrate sul paziente. Che vuol dire che un approccio, scusate qui un errore, centrato sul paziente che focalizza sulla multimorbidità dei pazienti, i loro bisogni, preferenze e barriere, che include l'educazione diabetica e interventi di lifestyle, come anche il trattamento farmacologico. Questa slide ha un po' di errori dattilografici, mi dispiace. E quindi questo approccio è fondamentale per la gestione efficace del diabete. Le cure coordinate invece sono un approccio proattivo per riunire professionisti per soddisfare queste esigenze dei pazienti, per garantire un'assistenza integrata e incentrata sulla persona nel contesto della loro malattia. Se riprendiamo questa slide qui, vediamo quindi paziente che riceve questa attenzione, patient-centered care, educazione diabetica, misure di lifestyle, trattamento farmacologico, e il coordinated care, che sono i professionisti che si occupano del paziente, e l'ideale sarebbe l'introduzione della coordinatrice ambulatoriale clinica. Educazione, qui ci sono. L'educazione al paziente è importantissimo, il paziente deve conoscere la sua malattia, quindi per avere una migliore gestione della rete curativa e della patologia bisogna informare il paziente, quindi bisogna comunicare con lui con un linguaggio adeguato alle conoscenze del paziente e nel rispetto anche delle esigenze del paziente. Aspetti che bisogna approfondire sono lo stile di vita, la gestione della malattia, prevenzione di complicazioni e aspetti socio-economici del diabete, che possono essere l'inserimento lavorativo. Sappiamo che il paziente affetto da un diabete, magari ha un diabete grave, non può più guidare gli autobus,
per esempio, e può rappresentare questa malattia, può rappresentare un grande rischio a livello socio-economico del paziente. E poi anche l'utilizzo efficace di tecnologie innovative. Tutto quanto questa educazione al paziente, che si chiama poi health literacy, comporta cosa? A una migliore responsabilizzazione del paziente, e nel linguaggio di salute pubblica lo chiamiamo patient empowerment. Tecnologie innovative. Questo è un argomento che a me interessa tantissimo perché l'ho studiato. Allora, io vorrei veramente brevemente con due slide presentarvi cosa sono le tecnologie innovative che possono aiutare a creare una rete di cura, quindi a migliorare le cure coordinate. Prima di tutto bisogna identificare i pazienti che sono a rischio di sviluppare un diabete, e questo col questionario che abbiamo fatto prima sul sito di Diabete Ticino. Se poi vediamo che il paziente ha effettivamente un punteggio, mettiamo di 18-19, allora passa allo screening e possiamo fare la glicemia e l'emoglobina glicata. Se in seguito a questo primo screening il paziente risulta effettivamente diabetico, allora entra in questa rete di cure coordinate, dove riceve una consultazione medica, dovrebbe ricevere una consultazione sulla lifestyle medicine, fare un laboratorio completo, magari avrà bisogno di cure infermieristiche a domicilio, trattamento farmacologico, esame oftalmologico, podologo. E questo ciclo poi si può ripetere ogni anno / due anni, a dipendenza di quello che sono le indicazioni. Qui quindi, con tutte queste misure, io creo dei dati, cioè il laboratorio mi fornisce dei dati di laboratorio, dal medico magari il medico mi fornisce la pressione arteriosa, il peso, l'altezza, il BMI, eccetera, eccetera. Quindi questi dati che vengono prodotti da questo primo step che si chiama performance, quindi le attività che faccio, che implemento, ricevo dei dati. Questi dati li analizzo e questi mi danno del sapere, knowledge. E questo sapere sulla situazione attuale del paziente mi aiuta a definire di nuovo quando devo fare il prossimo controllo medico, quando devo fare, quali sono gli obiettivi della lifestyle medicine, quando devo fare di nuovo tutto questo processo per il paziente diabetico. Questo è un learning health system e questo è la base per sviluppare degli applicativi elettronici da utilizzare nel miglioramento della gestione di un paziente con il diabete o un'altra malattia cronica. Quindi questo è il Learning Health System, che è per definizione, Charles Friedman era il mio professore a Harvard e appunto lui ha inventato praticamente questi Learning Health System e vengono appunto utilizzati e insegnati a chi fa questo percorso di informatica medica. Quindi cosa vuol dire? Quando io ho fatto tutto questo processo, procedura di visita medica, lifestyle, laboratorio, eccetera, eccetera, qui ho i dati. E questi dati possono essere verdi perché l'ho eseguito, ho eseguito il controllo e il prossimo controllo sarà previsto fra 3 mesi. Il mio BMI in novembre del 2021, quando manca 21, è sovrappeso, quindi intensifichiamo le misure di lifestyle, poi il laboratorio, controlliamo fra 3 mesi, eccetera, eccetera. Quindi questa praticamente un po' più visualizzato quello che vi ho raccontato prima. Quindi è un ciclo informatizzato su una piattaforma informatizzata dove tutti quelli che si occupano del paziente possono caricare questi dati. I dati vengono utilizzati per poi permettere di definire il procedere terapeutico e soprattutto per migliorare
questo procedere terapeutico. Abbiamo poi degli outcome individuali, quindi il paziente è entrato in un programma di lifestyle, ha perso 5 kg, abbiamo avuto un bel outcome individuale. Se poi però si riescono ad avere questi outcome, cioè sommare questi outcome di tutti i pazienti, allora possiamo anche fare i calcoli su tutta la popolazione e questo poi si chiama big data. Quindi partendo da ogni individuo, facendo l'insieme di questi outcome, possiamo avere poi dei risultati sulle tendenze di come sta andando una malattia o la presa a carico di una malattia in tutta la popolazione studiata. Io sono una fan di questo, io lavoro su questo, sto sviluppando adesso con la SUPSI un'applicazione sul lifestyle, ma per i medici, perché purtroppo i medici, non, almeno della mia generazione, non abbiamo ricevuto una buona formazione sulla lifestyle medicine o sulla prevenzione, e quindi devo dire che è molto affascinante lavorare su questi applicativi elettronici. Come possiamo, questa è l'ultima cosa, perché quello che manca spesso è come sappiamo se la qualità della presa a carico in uno studio medico, se la qualità della presa a carico di questi pazienti diabetici viene assicurata. Ci sarebbe, perché non viene veramente studiato, però ci sarebbe un protocollo che praticamente si utilizzano le tecnologie innovative, che non è più così innovativo il computer e la cartella informatizzata, e l'obiettivo sarebbe di poter controllare per ogni paziente se diabetico, ogni paziente diabetico, se ha fatto il colloquio sul diabete, che è durato almeno 10 minuti, minimo 3 volte all'anno, se nell'80% dei pazienti diabetici di quello studio è stato eseguito un controllo di questo tipo, si ricevono 10 punti. È stato fatto un colloquio motivazionale sul lifestyle, sull'alimentazione e attività fisica, sul tabacco? Se ciò è stato fatto in più dell'80% dei pazienti diabetici, si ricevono di nuovo dei punti. Stesso concetto se sono stati eseguiti i controlli dell'emoglobina glicata, pressione arteriosa, colesterolo, nefropatia, e poi se il paziente è stato visto dall'oftalmologo e se ha fatto un controllo dei piedi. Quindi, in teoria, tutti questi dati dovrebbero essere dentro nella cartella informatizzata e il sistema dovrebbe essere, visto che sono tutti dati codificati, il sistema dovrebbe avere la capacità di identificare i pazienti col diabete e dire, bene, nell'80% questo è stato fatto e quindi assegniamo i punti. Questo sarebbe fantastico, perché si potrebbe poi dire, bene, se lo studio raggiunge un punteggio del 75 su 100, vuol dire che i pazienti diabetici di questo studio medico vengono seguiti in modo adeguato e ottimale. Purtroppo al momento non siamo ancora a questo punto, c'è questo algoritmo, c'è questo protocollo che però vedremo se in un futuro saremo capaci e in grado di fare questo tipo di controllo di qualità negli studi medici. Quali sono le barriere, le sfide della presa a carico di un paziente quindi diabetico? Boh, uno è il paziente stesso, quindi la compliance del paziente. Se prende i farmaci, se partecipa, se si presenta ai controlli medici, questo a volte può essere difficile. L'applicativo, ossia la cartella informatizzata, la usability viene utilizzata. Purtroppo nel 2015 una mia collega di Zurigo ha fatto uno studio interessantissimo, sono passati 6 anni, ma 6 anni fa uno studio su 3 utilizzava la cartella informatizzata, tutti gli altri erano ancora su carta. È vero che quasi tutti utilizzano il computer per quello che è l'agenda e la fatturazione, ma ciò non vuol dire che i medici utilizzano la cartella informatizzata del paziente, tanti scrivono ancora su carta.
Poi la politica sanitaria, la valorizzazione di queste, di questo tipo di presa a carico, la presa a carico anche finanziaria dell'implementazione di un progetto del genere, e poi anche implementare un progetto del genere proprio a livello di tutta la popolazione. Questi passi sono molto lunghi e molto duri. Fattore umano invece, da parte del medico, la resistenza all'informatizzazione, quello che ho detto nel 2015, uno studio su tre era informatizzato con una cartella informatizzata che veniva utilizzata, e poi la fatturazione. Purtroppo spesso non abbiamo il tempo e non siamo retribuiti per queste prestazioni di lifestyle, per esempio, cioè abbiamo i minuti contati. Ecco, quindi siamo arrivati alla fine di questa presentazione. Appunto, io sono un medico di famiglia e sono, come avete visto, un'impronta molto forte di salute pubblica. Ho un centro di medicina di famiglia e salute pubblica in Valle Maggia. Sono molto felice che lavoriamo con Diabete Ticino, che abbiamo questo partenariato, dove facciamo proprio quello che prevede anche la strategia della prevenzione delle malattie non trasmissibili, cioè cerchiamo di dare informazioni, educazione alla popolazione insieme a Diabete Ticino. Quindi Diabete Ticino viene adesso una volta al mese, di solito il primo giovedì del mese, ma potrebbe ancora cambiare il giorno, quindi bisogna assicurarsi su internet. Facciamo queste giornate dedicate al diabete, dove Diabete Ticino ha a disposizione un locale e accoglie appunto pazienti che vengono a conoscere la malattia, magari dove abbiamo trovato un prediabete, e cerchiamo di intervenire. È un'attività nuova e quindi siamo all'inizio, ma io spero veramente, sono molto fiduciosa che facciamo andare, che lo sviluppiamo ancora, e quindi vi invito di consultare anche i nostri siti internet per vedere quando ci sono queste giornate. La prossima qui da noi ad Avegno si terrà il 2 dicembre, e poi la data viene aggiornata da volta in volta. Se avete delle domande, se volete contattarmi, potete contattarmi sulla mail della nostra associazione di Unity Life, quindi life@unity.swiss, e per altre informazioni e vedere un po' di più come siamo strutturati, potete consultare il sito internet unityhealthservices.ch. Io vi ringrazio della vostra attenzione, spero che non vi ho parlato di cose troppo difficili, ecco, perché penso che magari diverse cose le avete sentite per la prima volta, e spero che vi è interessato questo. Ecco. Grazie mille, è stato veramente interessante, e chiaramente se qualcuno avesse la necessità di chiarirsi dei dubbi o di portare delle riflessioni può farlo sia in chat che attivando il microfono. Io vorrei portare anche una riflessione, perché è molto interessante insomma questo discorso, no, che si sta facendo un po' di integrare insomma chi è che cura la persona col diabete, insomma tutte queste figure, ed è un concetto che è saltato fuori proprio in un altro webinar fatto settimana scorsa sul tematica piede diabetico, e per cui allora aggiungerei come figure nello schemino che hai fatto, aggiungerei anche altre figure che chiaramente, e secondo me, se stiamo qua a pensarci un'altra ora, ne troviamo ancora di più, tra queste l'infermiere in diabetologia e in cura ferite. Lì si parlava proprio, sì, di piede diabetico, proprio dell'importanza di collaborare tra le diverse figure
anche fra i medici c'era il relatore che è un ortopedico specializzato nel piede e nella cura anche delle ferite da piede diabetico. E, per cui, insomma, è un concetto che torna molto e è una cosa importante sia per chi è professionista nel campo, ma che sarebbe molto bello se diventasse un po' la normalità anche proprio per le persone in generale con malattia cronica, quindi anche il diabetico, sapere di avere, sì, ho il punto di riferimento, però ho anche tante altre figure che si prendono cura di me con un punto di riferimento. Quello è importantissimo e penso che questo sarebbe anche il senso di un centro di salute pubblica. Cioè io quando ho aperto 2 anni fa il centro di salute pubblica nessuno capiva cosa fosse, perché è il primo in Svizzera in questo senso. Non è che mi sono inventata l'acqua calda, perché questi centri in altri paesi esistono già, però esattamente in Svizzera in questo senso così non... Cioè, non ci siamo ancora, si stanno anche creando delle nuove figure professionali, cioè come appunto la coordinatrice ambulatoriale clinica che per esempio negli Stati Uniti, vabbè non è che funziona bene negli Stati Uniti tutto, però dove funziona con la Ambulatory Care Coordinator hanno i loro spazi in un centro di salute pubblica. E i pazienti sanno che possono andare lì a parlare con quella persona che poi appunto coordina e può fare il test dello screening, il test del rischio del screening e poi mandare avanti il paziente. Quindi c'è sempre un punto di riferimento che poi appunto quella persona conosce poi anche gli altri professionisti che si possono occupare del paziente diabetico. Il senso del nostro centro di salute pubblica è proprio anche questo, di sviluppare un punto di riferimento. Una figura nuova, insomma, in Ticino non ancora così conosciuta e purtroppo non ancora economicamente così valorizzata, è l'Advanced Practical Nurse, che in Svizzera tedesca lavorano già degli infermieri che fanno poi appunto un DAS, mi sembra, o un master addirittura, e lavorano negli studi medici e sono il punto di riferimento per esempio per i malati con malattie croniche e fanno proprio questo, cioè fungono da perno, da coordinatrice, cioè da persona di riferimento che poi manda a tutti gli attori intorno al paziente. Sì. In Ticino si stenta ancora un po'. Sì, un po' ancora, deve forse entrare ancora un po' proprio... Cambiare anche un po' l'ottica del il paziente mio, faccio tutto io, insomma riuscire a diffondere un pochino questa mentalità che è più, che frutta molto di più sia per la persona stessa, sia anche, cioè anche banalmente, prima parlavi appunto anche dei costi, di tutto, riuscire a integrare tutte le figure e una presa in carico migliora tantissimo la vita della persona, la sua salute e anche ottimizza poi i costi. Sì, quindi sicuramente, ma questo è anche l'obiettivo della strategia per la prevenzione delle malattie non trasmissibili. Quindi uno è di avere dei buoni risultati proprio sulla cura della malattia del paziente, ma anche appunto di ridurre i costi al sistema sanitario. Eh sì. Qua ci sono un paio di interventi in chat, leggo sì. Il primo. Purtroppo molti medici e altri player del sistema sanitario non vedono l'immensa opportunità che la cartella informatizzata può dare ai pazienti. Sì. Vero? Sì, è vero. Cioè io, avendo lavorato 2 anni... come capo progetto per l'informatica medica presso l'EOC, ho analizzato, cioè lì sono entrata un po' nell'ambito di informatica medica, ma quello che a me interessava particolarmente è di studiare i dati che si registrano in una cartella medica informatizzata
e c'è un potenziale enorme, cioè di veramente anche, cioè alleggerisce il lavoro del medico, cioè io senza cartella informatizzata il mio lavoro diventerebbe molto più impegnativo a livello amministrativo, però poi se si potessero utilizzare questi dati proprio per migliorare appunto gli outcome, i risultati della terapia al paziente, cioè secondo me c'è un potenziale enorme, ma io parlo proprio a livello individuale di ogni paziente. Sì. Se i dati in più si potessero utilizzare, cioè è un po' un obiettivo anche della strategia eHealth di utilizzare i dati poi anche a livello popolazionale in forma anonimizzata, ma avremmo delle informazioni veramente interessanti e anche immediate sull'andamento di una patologia, di una malattia come il diabete, cioè se poi ogni anno si guarda come migliora magari anche la presa a carico del diabete negli studi medici, si possono estrapolare i dati dalle cartelle informatizzate e utilizzare poi negli algoritmi a livello di big data. Quello è fantastico. In Svizzera non ci siamo ancora, cioè stentiamo, facciamo fatica a implementare la strategia eHealth, a implementare la cartella sanitaria. Ci sono dei cantoni che sono più all'avanguardia, altri cantoni dove siamo indietro. Forse anche un po' il discorso di qualsiasi cambiamento in qualsiasi ambito, che non sia al di là della sanità e della cartella, sia individualmente che culturalmente in generale, un po' dappertutto si ha sempre un po' questa fatica nell'instaurare, iniziare a cambiare un po' visione nelle cose. Sì. C'è anche un altro intervento, non so se Ivan, che ha scritto anche dopo, se vuole può sbloccare il microfono e interagire direttamente. Intanto leggo. Allora, uno degli interventi, non suo, di Lauretta, l'approccio multidisciplinare e trasversale, la strategia vincente per la presa a carico del paziente. E l'altro intervento, condivido molto quello che dite, il paziente viene visto molto come cliente e non come persona. Oggi stesso ho pubblicato che dei tre punti forti dove l'umanità deve agire, oltre al cambiamento climatico, è proprio la sostenibilità economica del sistema sanitario. Magari il signor Ivan, se ha voglia di esprimere. Esatto, se vuole partecipare, ben venga, può sbloccare okay. Il microfono, eccolo. Tre punti, sì, eccomi. Qual è il terzo? Cioè, perché è interessante questo. Ecco, buongiorno, buonasera. Buonasera, buonasera. No, stavo intervenendo perché seguo comunque molto le spese sanitarie, innanzitutto perché di lavoro faccio il broker proprio specializzato nelle casse malati e vado proprio a cercare l'ottimizzazione, quindi è molto sensibile a me questo. E fino a un anno e mezzo fa, stavo seguendo anche un progetto di una startup che abbiamo fondato io e un altro mio socio, proprio sulla cartella clinica informatizzata, cercando appunto di creare tanti dati, mastorare tutti questi dati, quindi archiviarli nella blockchain per renderli immodificabili e quant'altro. E insomma, poi parlando con magari medici, poi farmacisti, insomma, con i vari player, si trovano degli ostacoli abbastanza insormontabili ancora per mentalità, e quindi io sono pienamente d'accordo con quello che state dicendo, cioè proprio il fatto che la produzione di questi dati non è per regalarlo alle case farmaceutiche come si pensa sempre, è proprio per cercare di monitorare l'andamento di determinate malattie e magari anche prevenirle e incentivare anche la prevenzione. Esatto, condivido pienamente. Io penso che, condivido pienamente, poi io lavoro ovviamente con la cartella informatizzata, tanti dicono ma c'è più lavoro da fare, ma non è vero, non c'è più lavoro da fare, cioè bisogna farlo una volta bene e dopo è veramente facile andare avanti, però è chiaro che bisogna anche codificare certi dati come per esempio le diagnosi, perché mi sembra che
il diabete è E10 e quindi quando metto la diagnosi diabete sulla lista delle diagnosi, se le codifico con la nostra classificazione internazionale delle diagnosi ICD-10, dopo lo faccio una volta, ci perdo 5 secondi, ma se fosse tutto codificato e se potessi utilizzare questi dati potrei fare così tanto, appunto, ripeto, a livello della medicina di famiglia che si concentra sull'individuo, una persona stessa, che anche però su tutta la popolazione utilizzando appunto i dati a livello di big data. Purtroppo anch'io poi, cioè, parlando con certi colleghi che dicono non voglio dare i dati alla cassa malati, ma non do i dati alla cassa malati, questo non è, cioè questo sarei io la prima contraria a dare i dati del paziente alla cassa malati, ecco. Cioè veramente bisogna cambiare proprio la filosofia, la visione di quello che ci portano questi dati, cioè nel senso buono, nel senso positivo per l'individuo ma anche per tutta la popolazione, perché se poi per esempio si vede che nel big data sta aumentando di nuovo l'obesità infantile, il rischio di prediabete nel giovane, il rischio del diabete nella popolazione, se rimaniamo sul diabete, allora anche la politica sanitaria può dire caspita, sta aumentando, dobbiamo fare qualcosa, e quindi si fanno anche dei programmi per lavorare a migliorare di nuovo la situazione, quindi aiuta molto a livello poi anche della policy, quindi della politica sanitaria. Assolutamente, se posso anche aggiungere, sarà una coincidenza, proprio oggi ero al telefono con un rappresentante della Posta, proprio per la chip, che stiamo cercando di trovare insomma la chiave per poterla promuovere, perché ho già delle persone che da me lo stanno aspettando, quindi proprio perché lo sto promuovendo e sposo pieno, ecco, questa idea. Bene, mi fa molto piacere, ecco. Allora, poi Lauretta ha anche scritto il 33% di diabete sommerso purtroppo ci porterà a malati con complicanze croniche pesanti sia dal punto di vista economico che sociale, effettivamente. Peccato che si investe poco o nulla nella prevenzione primaria. Forse con uno screening sulla familiarità farebbe emergere il sommerso. Allora, condivido pienamente. Allora, la prevenzione, abbiamo diversi tipi di prevenzione. Abbiamo la prevenzione primaria, che è prima che si sviluppi una malattia. La prevenzione secondaria, dove c'è la malattia ma non ancora le complicanze, poi abbiamo quella terziaria dove invece andiamo a curare le complicanze. Quindi sono pienamente d'accordo che bisognerebbe, io lo chiamo prevention shift, cioè noi medici della mia generazione che sono intorno ai 49 anni, ecco, non ancora 50, quindi io mi sono laureata 23 anni fa, e sulla prevenzione primaria abbiamo fatto e imparato ben poco. Siamo stati educati per curare le persone e le malattie. Qualcuno ha scritto i pazienti sono trattati non come persone, ecco, tanti magari si sentono trattati per la malattia, però dobbiamo trattare anche la persona, curare la persona e il suo entourage. Però effettivamente io trovo che parliamo anche sempre di malattia, ma secondo me dovremmo parlare molto di più della salute prima che ci fosse, che ci sia la malattia. Quindi invece noi che siamo stati educati per curare le persone, dare farmaci, o tanti medici comunque sono attenti poi di dire no, non vorrei solo curare ma anche prevenire, però dobbiamo anche farlo in modo più, più immediato, più visibile. E io lo chiamo prevention shift, quindi dalla prevenzione terziaria dove curiamo le complicazioni o la prevenzione secondaria dove curiamo la malattia, dobbiamo fare il shift verso la prevenzione primaria, quindi prima che si sviluppi la malattia, e lavorare sulla salute che c'è del paziente e sulle determinanti che determinano la nostra salute e quindi sul lifestyle, quindi lo stile di vita sano. E condivido pienamente. Purtroppo anche lì non veniamo veramente retribuiti per questo, veniamo pagati per curare, ma la prevenzione a livello
tarifario non ha un gran valore, e visto che noi siamo molto limitati, cioè abbiamo certe direttive anche su quanto dura una consultazione, la prevenzione o il lifestyle non ha tanto spazio. Io cerco di introdurlo, però è dura, anche per i pazienti, perché i pazienti dopo, quando ho fatto un'infarinatura sul lifestyle, sono sempre molto sorpresi, perché dicono, magari qualcuno mi dice, è la prima persona che mi chiede sulle abitudini che ho, e poi se ho voglia di cambiarle. Quindi deve cambiare qualcosa proprio all'interno dello studio medico, della consultazione nel paziente e nel medico. Parliamo di più, dobbiamo fare questo shift verso appunto la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. Ecco, salvazione ottima. Infatti, ecco, stavo per lei. Pagato per curare le malattie e non prevenirle. Allora, io ultimamente ci sto pensando tantissimo, perché è un tema su quale lavoro tantissimo, e devo anche dire che preparando questa conferenza, cioè, io ho scoperto delle cose fantastiche, interessantissime, che penso, cioè, io sono un medico di famiglia molto attiva e non conoscevo, cioè il risk assessment non lo conoscevo, non l'ho mai fatto, è così facile, ma perché non lo facciamo a largo spettro? E non devo essere io come medico, può essere anche in farmacia, perché non si fa in modo, diciamo, proprio popolazionale, perché non si va sulle strade a farlo? Cioè, sarebbe fantastico, proprio quello è poi salute pubblica. E poi quello che appunto noi abbiamo, la cassa malati che paga per curare le malattie. Perché non abbiamo una cassa della salute che ci paga per rimanere in salute? Osservo che quest'anno, adesso scade poi il termine per cambiare la franchigia della cassa malati, ve lo ricordo, il 30 novembre, questi ultimi mesi non so se avete visto che tutte le casse malati più importanti del paese hanno fatto delle pubblicità sul lifestyle, non so se vi siete resi conto, cioè alimentazione, attività fisica, depressione, no, depressione è di nuovo una malattia, non è la salute, e quindi, cioè, qualcosa sta per cambiare. Le casse malati ovviamente lo fanno per il loro guadagno comunque e per la loro attrattività, però perché non veniamo pagati per vivere uno stile di vita sano, ma ci pagano la malattia? Cioè, ci vuole tutte e due, secondo me. Sì, d'accordo. E non so se anche Lauretta vuole prendere parola. Intanto leggo quello che ha scritto, infatti una buona educazione ridurrebbe molto i rischi di sviluppare la patologia, manca la formazione e forse anche la buona volontà. Poi l'altro commento, penso che si riferisca alla campagna della classe malati, certo. Si sono resi conto del risparmio. Ecco. Ecco, scusate la luce. Dottoressa, è veramente vero quello che dice. Sulla prevenzione, molti pazienti spesso o diabetici, la cosa che mi fa star male è che molto spesso mi dicono che i piedi non glieli guarda nessuno, quando cioè un controllo banale potrebbe evitare rischi importanti e anche invalidazioni poi di amputazione e medicazione e quant'altro. Questo mi fa veramente riflettere e stare male, il pensiero che il paziente spesso me lo dice. Non è un caso che il paziente viene da me e dice i piedi non me li ha mai guardati nessuno, e spesso anche, molto spesso anche gli specialisti non guardano i piedi. E quindi, guardi, la faccio ridere quando mio figlio, che diventerà, spero, un futuro medico e diabetologo, gli dico, in studio tutti i pazienti devono entrare scalzi, senza scarpe, guai a te, perché la prevenzione sta alla base. Ne sono sempre convinta da infermiera, quindi questa era solo la mia riflessione. Ne approfitto per presentare a chi partecipa Lauretta Leto, che è la nostra infermiera specializzata in diabetologia, in podologia e in cura ferite. Le ho dette tutte?
tutte. Ok. Grazie. Condivido pienamente. C'è qualcun altro che ha voglia di dire la sua opinione? Magari c'è qualche paziente o qualche parente familiare di un paziente diabetico che magari si ritrova in una situazione di cure coordinate, oppure avrebbe bisogno magari che non ha le cure coordinate e che fa fatica. C'è qualcuno che vuole condividere qualcosa? Se non vi sentite di parlare al microfono va benissimo anche in chat, senza problemi. Mi sa di no. Comunque io spero tanto che, come quello che noi appunto adesso abbiamo iniziato con l'Associazione Diabete Ticino, che promuovendo anche questo tipo di collaborazione che potrà prendere piede anche in altre regioni del Ticino e anche altre regioni magari della Svizzera. Secondo me questo è proprio salute pubblica e mi auguro che questo approccio popolazionale sul territorio venga apprezzato. Ecco. Io credo, dottoressa, che comunque tanto si sta muovendo e si riconosce sempre il valore aggiunto della collaborazione tra diversi professionisti, perché è anche utile per non sprecare risorse e lavorare tutti meglio. E quindi secondo me anche sul territorio, avendo io la parte del territorio, la visuale dal territorio, molto si sta facendo e la mentalità sta cambiando. Bello. No, davvero, glielo dico perché vedo che ci si chiama, cosa pensi, cosa faresti, e questo è veramente bello. Il movimento c'è, ci vorrà un po' di tempo come tutte le cose nuove. Esatto, un po' come si diceva prima, è il cambiamento. Il cambiamento è lento. È lento, serve tempo e ci sono sempre molti ostacoli, spesso più temuti che reali. Però pian piano l'importante è che la direzione sia poi quella. Ecco. Bene. Grazie, dottoressa. Io vi ringrazio molto della pazienza e spero di avervi raccontato anche qualcosa di nuovo e di interessante. Ecco, grazie. Penso proprio di sì, che sia stata una serata. Insomma, molto personalmente la trovo molto interessante e anche comunque dalla partecipazione che c'è stata da parte di qualcuno, mi sembra che sia così, vedremo poi i feedback del questionario di gradimento. Ringraziamo tantissimo la dottoressa per la disponibilità, per la partecipazione. E ringraziamo anche Abbott, sponsor della serata. Qua intendevo, non ho capito, Ivan, non ho capito il messaggio che ha scritto. Però non penso che sia una riflessione. Niente, direi che vista l'ora possiamo salutarci. Buon appetito, buona serata e vi aspettiamo allora dalla dottoressa Miriam Rodella Seppia e anche da noi. Come? Venite a trovarci in Valle Maggia. Esatto, e noi lo sapete, ci trovate a Sementina e sul territorio, comunque sul nostro sito trovate tutte le informazioni. Alla prossima! Buonasera, grazie ancora, buonasera.